Amici di YouTube, benvenuti sul mio canale. Io sono Simona Giove e questo è il mio canale. Benvenuto a te che sei un vecchio iscritto, benvenuto a te che sei un nuovo iscritto. Oggi una ricetta a tema. Sapete che non mi piace tanto festeggiare Halloween, ma perché comunque sia do un'altra chiave di lettura a questa festività, quasi come fosse un carnevale, perciò non posso assolutamente esimermi da non preparare le dolcette a festa. Molto facili e davvero deliziosi. Prima però di raccontarvi tutto quanto, chiamiamole la seconda star del programma in stile Halloween. 3, 2, 1, sigla! Arrivare tanti piccoli mostriciattoli per la merenda. E che vuoi fare tu? Cosa vuoi fare tu? Non vuoi far trovare, oltre alle solite leccornie, qualche dolcetto che si prepara in un lampo? Seguite la vostra Samuela e vi faccio vedere come realizzare dei mostruosissimi muffin, ma molto golosi. Seguite la ricetta. E per preparare i nostri golosissimi muffin al cacao abbiamo bisogno di 3 uova rigorosamente a temperatura ambiente, 150 ml di latte anch'esso a temperatura ambiente, 150 g di burro fuso, 300 g di farina 00 che ho già miscelato a 80 g di cacao amaro, 80 g di gocce di cioccolato e una bustina di lievito, semplicemente, e ovviamente 180 g di zucchero. Procedimento velocissimo, veloce veloce, così non abbiamo assolutamente perdite di tempo. Montiamo le uova con lo zucchero, poi ci aggiungeremo il latte e il burro fuso e successivamente, mano a mano, con lo sbattitore, le polveri. A tra poco. L'impasto in 3 secondi netti è pronto. Adesso andiamo a riempire i nostri pirottini. Io, per dare un contrasto, ho deciso di utilizzare i pirottini bianchi per dare un contrasto assieme alla composizione dei muffin, che è appunto il cacao. Ci aiutiamo con 2 cucchiai e riempiamo per metà ogni pirottino. Con la dose che vi ho dato vi dovrebbero venire 12 muffin belli sostanziosi. Dopo aver fatto questa operazione ci spostiamo nel forno e inforniamo a 180 gradi per 20-25 minuti, ma come vi dico sempre, ogni forno cuoce a modo proprio, quindi dovete assolutamente controllarli. Poi spazio alla fantasia con le decorazioni di questi muffin a stile Halloween in questo caso. Poi vi faccio vedere la mia idea interpretativa in occasione di questa ricorrenza, tra poco. Ed ecco qui la mia interpretazione di questi meravigliosi muffin stile tema Halloween. Sono fantastici, intanto veramente di grande effetto, facilissimi da fare. Io ci ho aggiunto delle decorazioni in zucchero, la rappresentazione dell'occhio piuttosto della streghetta, piuttosto del fantasmini, con dei cioccolatini appunto che richiamano questa atmosfera così, diciamo così, mostruosa. Sono certa che saranno davvero molto molto graditi dei ragazzi e dei bambini, perché facili da realizzare e davvero molto molto suggestivi da vedere. Gli ingredienti ce li abbiamo tutti quanti a casa, so che ce li avete anche voi, quindi proprio realizzarli sarà davvero molto molto semplice, ma l'effetto sarà davvero eccezionale. Avete visto poi la particolarità di queste decorazioni in zucchero, che danno davvero molta 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 molto effetto in pochissima pochissima davvero spesa. E come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non avete fatto, attivare la campanella in modo tale che voi siate avvisati tutte le volte che c'è un nuovo video. Tanti pollici in su, tanti like, sapete che sono dappertutto, su tutti i social, Facebook, Instagram, la mia pagina Facebook sta avendo tanto successo. Ma come fare per non perdere nessun video della vostra Samuela che tanto sostenete? Niente di più facile, qui sotto di me in maniera gratuita, lo proprio sottolineo, c'è un pulsante, voi da rosso lo pigiate, c'è scritto iscriviti, lo fate diventare nero e con lo stesso principio attivate la campanella in modo tale che una notifica vi arriverà tutte le volte che la vostra amica Samuela pubblicherà un nuovo video. Vi ricordo inoltre il video che esce, allora
Lo sapete benissimo, alle ore 18 puntuali, mi raccomando. Vi ricordo inoltre che tra poco arriva la posta del cuore, questa grande rubrica, una delle tante che varia il mio canale. E vi ricordo inoltre che potete scrivermi proprio per la posta del cuore il mio indirizzo email. Ma se a questi mostruosissimi muffin, no, voi vorreste aggiungere però un po' di lettura d'amore, questo grande sentimento che anche in queste festività, insomma, dobbiamo sempre far splendere qui. C'è il mio libro Isole che sta avendo tanto tanto successo e poi con Natale che si sta per avvicinare, insomma, potrebbe essere sempre un buonissimo regalo. Cos'altro dirvi di condividere questo video? Questi muffin si preparano in pochissimi istanti, ma danno davvero tanta resa. Lo so che vi piace la mia miss, ditevi che cosa ne pensate della mia miss. E niente, come sempre vi ricordo che con Samu in cucina, io ne prendo due. Quali prendo? Ma sì, streghetta e occhietto. Ogni creazione, che profumo, cioccolato, cocò, è una creazione mostruosamente divina. Vi aspetto venerdì puntuali alle 18. Ciao!